È possibile scaricare l'applicazione di Mammaglia sia da App Store per telefoni iPhone sia da Google Play per telefoni Android. Il download dell'applicazione è gratis, libero e open source. Una volta scaricata e installata, si potrà accedere cliccando sull'icona. Una volta aperta, l'applicazione permetterà di selezionare la lingua e il paese di appartenenza. Alla prima apertura sarà necessario consentire all'applicazione l'accesso alla geolocalizzazione del dispositivo, alla fotocamera e anche alla galleria di immagini, questo per poter localizzare l'osservazione e caricare eventualmente delle foto. Nella home page sono presenti delle schede dedicate alle varie specie di mammiferi che si possono trovare in Europa, con indicazioni utili per il loro riconoscimento ed identificazione. La prima cosa da fare per poter utilizzare l'app è registrarsi. Per fare ciò bisogna cliccare su menu, Registrati, inserire una mail valida, nome, cognome, password, accettare i termini e condizioni e cliccare sul pulsante Registrati. È importante che l'indirizzo email fornito sia attivo e funzionante. Infatti, verrà utilizzato dagli esperti che hanno il compito di verificare le informazioni riportate sull'app per contattare chi ha effettuato la registrazione e chiedere ulteriori dettagli o chiarimenti. Inoltre, a questo indirizzo mail verrà inviato un link su cui cliccare per confermare la registrazione e attivare l'account. Per poter effettuare la registrazione dell'osservazione di un animale è necessario cliccare sul tasto più. Qualora non sia già stato fatto, effettuare il login inserendo il nome utente o la mail di registrazione e la password, dopodiché cliccare sul pulsante Accedi. La registrazione di un animale comincia con l'identificazione della specie, nel nostro caso, per esempio, un cinghiale. Successivamente è necessario indicare la posizione dell'animale. Questo può essere fatto in due modi. Il primo tramite la geolocalizzazione del dispositivo da quale si sta utilizzando l'app, il secondo invece tramite mappa. È quindi possibile andare a selezionare direttamente il punto. Inoltre è possibile anche indicare l'accuratezza della localizzazione, per fare un esempio. Questa seconda modalità è molto utile qualora non si abbia il dispositivo con sé e si volesse effettuare la segnalazione una volta tornati a casa, oppure quando si è visto l'animale molto lontano, per esempio attraverso un binocolo, magari sull'altro versante della montagna. In seguito si possono compilare gli altri campi del segnalamento. Nel caso del tipo di animale è possibile segnalare se questo sia vivo, se sia stato abbattuto oppure trovato morto, quindi una carcassa, causa dell'investimento oppure morto per altra causa. La segnalazione di una carcassa di cinghiale sarà inoltrata agli enti preposti alla sorveglianza sanitaria, consentendo di verificare se si tratta di un capo affetto da peste suina africana. Ultimo, non è obbligatorio ma sicuramente raccomandato, è possibile aggiungere una foto. Una volta completati tutti i campi, si clicca sul tasto Fine e la registrazione verrà caricata. Qualora non si disponesse di una connessione internet, la segnalazione rimarrà in sospeso fino al ripristino della connessione. Per qualsiasi dubbio o ulteriore curiosità, vi invitiamo a contattarci sui nostri social.